corso, sia il nazionale, e bisogna dire che è difficilissimo in Italia trovare dei portieri italiani, ma le Aquile ne hanno addirittura due, infatti è con noi anche Titta Dell'Olio. Ci cominciamo adesso con i nuovi, le new entry. E poi qualcuno che è inutile dirlo, ha fatto la storia delle Aquile per anni portando il suo gruppo dalla A2 alla A1. Fabio Armani! Proseguiamo quindi con quello che viene detto il gigante buono, viene da Milano, Federico Betti. Della nostra difesa, anche questo già dall'anno scorso, anche lui amatissimo dai tifosi sia al campo che fuori dal campo, dalla Finlandia, Kimmo Eronen. Cominciamo ancora, andiamo avanti, perché quest'anno ci sono veramente dei pezzi grossi tra le Aquile. L'anno scorso ha giocato in Gran Bretagna, nei Manchester Phoenix, e ha un'esperienza incredibile sia nella NHL americana, sia nell'Extra Liga Slovacca, sia nella nazionale. Lui è Radoslav Hekl. Un'altra promessa che però sempre più con la promessa è una certezza. Dell'hockey nazionale italiano, Andreas Lutz. Adesso passiamo a presentare gli attaccanti. Il prossimo che chiamiamo è Anthony Aquino. Ha 22 anni da 38 già corso.
amatissimo dal pubblico, sembra sempre così tranquillo, poi però con gli arbitri si arrabbiano un po'. E andiamo avanti con un nuovo arrivo, Luca Regoni. Dunque, Luca che ha giocato con Fabio nell'Asiago, anche lui giocatore nazionale, l'anno scorso ha giocato a Milano. Più giovane, ha cominciato a giocare a 4 anni, un vero talento.